Giovedì 16 dicembre 2021. Allora, prima di tutto iniziamo questo video con una notizia molto, molto triste, tristissima direi. Questa sera uno dei nostri più accesi sostenitori, nonché coordinatore per le Marche, se non sbaglio provinciale di Motore Italia, ci ha lasciato, il professor Valentino Bellucci, che per chi non lo conoscesse era questo qui alla sinistra, lo avrete sicuramente visto molte volte nei video anche con l'ingegnere, era questo qui alla sinistra. Una persona di notevole spessore culturale e una di quelle persone che voi sapete, quando incontrate una persona ci parlate e ci sono persone che ti lasciano, che lasciano il segno nella tua memoria, alcune perché sono particolarmente belle, alcune perché sono simpatiche, alcune perché sono antipatiche, alcune perché sono intraprendenti. E quello che invece era la caratteristica peculiare del professor Bellucci era una cultura ed una intelligenza incredibile, che realmente io ho visto in pochissime persone, che forse si contano sulle dita di una mano. Una persona che riusciva ad inserire in ogni contesto, in ogni frase, una citazione storica, una citazione filosofica, una citazione culturale come veramente avrò conosciuto pochissime persone. Una persona veramente di cultura, di educazione, di carattere, un carattere deciso, un carattere davvero una grande persona, e ci veramente ci sanguina il cuore a pensare che alla giovane età che aveva non ci sia più. Io ho ricevuto molte telefonate, molti messaggi di persone che volevano sapere cosa fosse successo al professor Valentino Bellucci, a Valentino, e è stato un infarto e naturalmente non dovuto a quel siero lì, perché era uno dei nostri più accesi sostenitori, quindi assolutamente, anzi, si è battuto fin dall'inizio, fin da settembre, contro tutto questo, contro quella impossibilità che è stata data agli insegnanti di entrare a scuola senza quello che noi sappiamo. È veramente è un fulmine a ciel sereno il fatto che non ci sia più. Ecco perché molto spesso noi ci prodighiamo sempre a dirvi: chi sostiene ancora questi ideali di queste persone qui? La vita molto molto spesso è qualcosa di sfuggevole, di incredibilmente delicato. Ha molto spesso la consistenza di una piuma. E anche questo avvenimento ce lo dimostra appieno. E oltre questo possiamo soltanto rimanere in silenzio e augurargli buon viaggio tra le stelle. Allora, torniamo un po' a parlare di questa situazione qui. Allora, qualche giorno fa c'è stato un famoso confronto tra Pierpaolo Sileri
e un altro medico. Questo medico sosteneva che determinati sieri fossero sperimentali. E invece il signor Sileri diceva no, non sono sperimentali. Andiamo a vedere un po' dove sta la sottigliezza per cui il signor Sileri non ha mentito. Attenzione, la sottigliezza per cui il signor Sileri non ha mentito. Allora, proviamo a fare chiarezza su questa annosa diatriba. I sacri sieri sono o non sono sperimentali? Vediamo di capire come la semantica del paraculo gioca un ruolo fondamentale per determinati politici italici. Prima di tutto definiamo che cos'è un sacro siero sperimentale. Prodotto sperimentale ha un principio attivo o un placebo che è stato formulato dal punto di vista farmaceutico per un uso umano. Viene poi esaminato oppure utilizzato come comparatore in uno studio clinico. Generalmente questi prodotti sperimentali, denominati IMP, ovvero Investigational Medicinal Product, non hanno ancora ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio. Ci siamo fino a qui? Da questa definizione si evince che possono tecnicamente non definirsi sperimentali i sacri sieri in commercio, appunto perché, come da definizione, essi sono sperimentali solo fino a che non ricevono un'autorizzazione all'immissione in commercio. Ed è qui che subentra la regola del furbo. Tutti i sieri ad uso umano, compreso questi sacri sieri, hanno superato tre fasi di sperimentazione clinica ed approdano ad una quarta fase detta di sorveglianza post-marketing. Ecco in breve le definizioni. Dunque, fase 1. Sperimentazione del principio attivo sull'uomo che ha lo scopo di fornire una prima valutazione della sicurezza e della tollerabilità del medicinale, cioè la sua capacità di produrre sull'organismo umano degli effetti curativi desiderati. No, scusatemi, stavo leggendo sulla tollerabilità del medicinale. Si indaga sull'attività terapeutica del potenziale farmaco, cioè la sua capacità di produrre sull'organismo umano gli effetti curativi desiderati. Questa è la fase 2. Poi c'è la fase 3. La fase 3 serve a determinare quanto sia efficace il farmaco, se ha qualche beneficio in più rispetto a farmaci simili già in commercio e qual è il rapporto tra rischi-benefici. Se per le tre fasi di sperimentazione si può parlare di farmaco sperimentale, dalla fase 3 in poi si ha la famosa autorizzazione all'immissione in commercio, ovvero l'ente controllore, che per l'Italia è l'AIFA, approva il suddetto farmaco e lo fa passare alla fase successiva, ovvero la 4. Da questo momento il farmaco tecnicamente, ed è qui la paraculaggine, non è più sperimentale, ma resta di fatto in fase di sperimentazione. Inoltre, se ci soffermiamo ad analizzare i punti su esposti, ci accorgiamo anche che nel caso dei sacri sieri non vengono rispettate alcune caratteristiche delle fasi, come ad esempio la durata della somministrazione in fase 3 e il monitoraggio degli effetti avversi. Queste fasi sono state di fatto abbreviate o saltate
grazie all'autorizzazione per emergenza. Quindi, il signor Sileri tecnicamente non dice il falso. Attenzione. Quando afferma che i sacri sieri non sono sperimentali, si aggrappa a definizioni predefinite e generiche. Semplicemente si nasconde tra semantica e tecnicismi. Questi sacri sieri sono tecnicamente sperimentali fino alla fase 3, ma essendo nella fase 4 sono non sperimentali. Attenzione a questo. In fase di sperimentazione clinica. Capito? Quante volte ho detto? Qui non stiamo discutendo con delle persone che non sanno. Stiamo discutendo con persone che sanno e sono astute, intelligentissime, nonostante fingano di non esserlo. Qui, in questa cosa, c'è tutta l'astuzia di queste persone. Notate come alcune sottigliezze possano cambiare la definizione di qualcosa, nonostante quel qualcosa sia proprio quello che è stato definito all'inizio. Bene, ci vediamo domani, ragazzi. Ciao a tutti.